cena di stasera. Intanto ci siamo un po' purificati con la torta d'agli che ci aiuta un po' a finire l'inverno e a prepararsi alla primavera. Quindi il pecorino che in questo periodo abbonda, il pecorino fresco che sembra quasi una mozzarella, sciolto insieme a quest'aglio che viene logicamente cotto e ricotto e poi messo dentro la torta. Poi abbiamo le prime erbette che escono fuori, quindi abbiamo il porro che è un ortaggio invernale che si sposa con la bietola. E poi abbiamo questa lasagna fatta con una crespella di ceci e poi ripreso diciamo il baccalà con i porri, che è un classico abbinamento. Poi abbiamo la scottiglia, che è sostanzialmente un cacciucco di terra, un piatto della convivialità dove, quando non si riusciva a mettere insieme un secondo, si portava tutto quello che c'era, e quindi chi aveva portava la faraona, il pollo, l'agnello, il manzo, il maiale, e veniva accomunato, come succede spesso, con il pane, succede col cacciucco, succede con la ribollita, quindi il pane che accoglie e crea elemento legante. La scottiglia è un piatto tipico del Casentino, c'è questa nota piccante che è strana in un posto di montagna, ma considerate che il Casentino ha sempre vissuto, erano i pascoli estivi, e quindi c'è sempre stata la transumanza fra il Casentino e la Maremma, mentre in Maremma è terra di peperoncini e di pomodoro. A volte vedete, se andate in Casentino trovate delle ricette maremmane, tipo l'acqua cotta, così si fa in Casentino e si fa in Maremma, proprio perché storicamente esistevano delle concomitanze. Quindi alcune note piccanti, tipo la papa al pomodoro sulla fanno piccante, da noi non la fanno piccante, quindi ci sono delle assonanze. Logicamente la scottiglia casentinese non è così, perché comunque è un piatto molto più scuro, dove domina la cipolla, domino aromi più dolci, c'è la cannella e soprattutto c'è manzo, e si fa col vino rosso. E niente, quindi questa è una versione di carne bianca più leggera per abbinare i nostri vini, mentre l'ultimo era un dolce classico della tradizione borgognona, dove hanno talmente tanto vino che qui il vino finisce nella pasta frolla. Questa è una pasta frolla tirata su col vino bianco, quindi questa nota che sentivate era il vino dentro alla pasta frolla. Buona serata.